Ciao, eccomi con un nuovo video. Oggi voglio recensirvi una linea di prodotti di cui in realtà vi ho già parlato nel blog la settimana scorsa, 10 giorni fa. È una linea di prodotti un po' diversa, nel senso che l'ho usata sempre specialmente su Pietro, quindi diciamo per i bambini, ma in realtà è una linea di prodotti specifica per pelli sensibili, in particolare per chi è soggetto alla dermatite atopica. Allora, come vi ho già detto nel post, per chi non l'avesse letto, vi lascio tutti i link di riferimento sul video nel box informazioni, insomma, per andare appunto a leggerlo. Vi avevo fatto una presentazione appunto su questo brand, che è appunto, come avrete visto dal titolo, Levia, sì, perché penso che la Evia si legga Levia, è questo brand molto giovane, cioè praticamente specifico per appunto pelli sensibili e attento proprio al bisogno effettivo che ha la pelle in generale. Come appunto vi avevo già premesso nel post, io e Pietro non soffriamo di dermatite atopica. Ho comunque accettato di appunto recensire, testare questi prodotti per poi appunto parlarvene per due motivi. Il primo in primis, vabbè, scusate il gioco di parole. Perché questa linea, appunto, come vi ho detto, è specifica anche per pelli sensibili. E la pelle di Pietro non è una pelle particolarmente problematica, però comunque siamo in inverno e comunque cerco sempre, anche grazie al blog e grazie a YouTube, a provare prodotti nuovi. E appunto è comunque un bambino, quindi usare prodotti adatti appunto alla loro pelle mi incuriosisce sempre tanto ed è quello che voglio, insomma. Quindi da questo lato mi ha incuriosito tanto. Dall'altro so che molti tra di voi soffrono di dermatite atopica. Perciò ho detto, ok, se ho la possibilità di parlarvene, di farvi conoscere un nuovo brand, di farvi conoscere una nuova linea, magari specifica e buona, ben venga. E quindi appunto ho accettato di ricevere questi prodotti e di testarli. Questi prodotti li sto già usando da poco meno di un mese, quindi 3 settimane all'incirca, e appunto adesso posso. Ho insomma le mie idee chiare, diciamo, sulla linea. Le mie prime impressioni ve le avevo scritte nel post e appunto oggi invece voglio parlarvi più specificatamente di ogni singolo prodotto che appunto mi hanno inviato. Una presentazione insomma doverosa del brand, anche qui voglio farvela. Levia è un brand nuovo, quindi giovane, che vende solamente online proprio per mantenere i prezzi contenuti e non avere tanti costi extra per poi andare ovviamente a sovraccaricare il prezzo del prodotto. È un brand molto attento agli inci, nel senso che i loro prodotti sono testati per il nickel, sono senza parabeni, insomma, sono dei prodotti, diciamo, fatti bene, ecco, se si può dire così, insomma, comunque molto attenti al prodotto finale e hanno appunto delle linee specifiche per delle problematiche della pelle, quindi in particolare la dermatite atopica, quindi questa linea qua. Ma ad esempio, sotto ad un mio post dedicato allo scorso, una mamma o comunque una mia lettrice mi aveva chiesto delle cose più specifiche ora non mi ricordo il problema che lei aveva alla pelle, e subito Levia, ho appunto interpellato, perché ovviamente ho fatto rispondere a loro, ha dato un ulteriore parere e la linea specifica a cui
a riferirsi, quindi una linea specifica di riferimento per un altro problema che ora veramente mi sfugge, mannaggia a me, però non me lo ricordo, vabbè. Comunque, ad esempio, lei aveva un altro problema e anche per quel problema lì c'è una linea specifica. Io vi parlo ovviamente di questa perché è questa che ho conosciuto e ho avuto il piacere di provare, però appunto sul sito www.levia.it, scritto Laevia, come vedete appunto dal titolo, trovate veramente tutto, loro sono stradisponibili, quindi come vi ho detto, se avete domande o altro, vi sanno rispondere, vi sanno ovviamente indicare nella via migliore per il vostro problema. E niente, adesso vi parlo dei 5 prodotti che ho ricevuto a casa e del percorso Levia che appunto loro consigliano di fare. Innanzitutto la dermatite atopica è proprio un problema della pelle che non ha una vera e propria cura, nel senso che c'è chi non guarisce mai, c'è chi invece spontaneamente dopo un periodo può guarire, quindi ha la sua guarigione. L'unico modo per diciamo sconfiggere questo problema è trattarlo nel migliore dei modi, quindi fare in modo che la pelle sia sempre idratata, reintegrare i sali minerali che la pelle non riesce a trattenere appunto a causa della dermatite atopica, e appunto detergerla in modo molto molto delicato e poi andare a reidratare e mantenere reidratata la pelle anche più volte al giorno. Questi diciamo che sono i passaggi fondamentali per non far sì che questo problema peggiori, ecco tutto qua. Poi ovviamente la dermatite atopica ha dei periodi di peggioramento naturale e dei periodi di miglioramento, però ecco, ovviamente una costanza nell'usare determinati prodotti in determinati modi ovviamente ci aiuta. Devo dire che alcuni di questi prodotti li ho usati anche per me, soprattutto in quelle zone magari che con il freddo o proprio per il periodo, magari anche dicembre è stato un mese particolarmente stressante, eccetera, ho usato anche per me nelle zone dove ritenevo più necessario usare. Allora, innanzitutto i 5 prodotti quali sono? Sono i sali minerali da bagno, appunto, il bagno doccia, così, e l'olio detergente. Quindi questi due detergenti, tutti e due molto delicati per appunto non fanno troppa schiuma, insomma, delicati e sensibili. E inoltre due creme, la crema magra e la crema grassa. Allora, io li ho provati tutti e 5 ovviamente, alcuni li uso praticamente quotidianamente, altri no, ma adesso vi spiego il perché. Allora, partiamo dall'inizio. Quotidianamente utilizzo i sali da bagno, glieli metto un misurino nell'acqua del bagnetto, cioè, vabbè, sono dentro a questo sacchetto, a questo contenitore, io ne metto un misurino, così, nell'acqua. Non hanno particolare profumo, odore, sono, tutti i prodotti sono abbastanza neutri, proprio per esigenza anche del prodotto stesso, e va a reintegrare appunto i sali minerali nell'acqua, quindi l'acqua diventa ovviamente più ricca e anche meno, come si dice, si sa che comunque stare tanto tempo in acqua non fa molto bene alla pelle, quindi questo qua comunque aiuta molto. E questi mi piacciono tantissimo, infatti quelle poche volte che sono riuscita a farmi un bagno anch'io, anziché la doccia veloce, 5 minuti e fuori, li ho usati. Dopodiché il bagno doccia e l'olio detergente. Tra i due non l'avrei mai detto, ma io preferisco l'olio detergente. Ne metto 2 o 3 goccette insomma nell'acqua, di modo che Pietro comunque finché sta lì un attimo a sguazzare abbia comunque un po' di detergente all'interno, non lo so, questa è un'idea mia, e poi nella spugna glielo passo sul corpo e glielo massaggio leggermente.
Questo mi piace tantissimo e non ha particolare odore. È abbastanza veramente inodore e mi piace, lascia la pelle stra morbida, pulisce. Questo mi piace veramente tanto, questo sì. Il bagno doccia, nì. Nel senso che è vero, non fa tanta schiuma e fin qui mi va benissimo. È molto delicato, assolutamente sì. Ma l'odore che ha non mi piace. Purtroppo no. Non lo so, mi ricorda probabilmente qualcosa, perché si sa che ogni profumo per ogni persona ha qualche ricordo, ma non si vede che non lo associo ad una cosa che mi piace. E quindi veramente tra i due io preferisco l'olio detergente inodore. Non è sgradevole, ma a me personalmente non è un odore che mi piace. Quindi ecco, l'unica cosa negativa di tutta la linea forse è questa qui, ma comunque lo uso, lo alterno, diciamo così, però se devo scegliere il mio preferito, ovviamente è questo qua. E appunto sono ovviamente senza parabeni, senza SLS, senza SLS, non hanno profumi, non hanno coloranti, non hanno PEG, PPG. Senza alcol, molto importante, non hanno derivati dal petrolio della formaldeide, non hanno oli di silicone, appunto vi ho detto coloranti, forse ve li ho detto, parabeni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi due ottimi, nel senso che ottimi, non ci posso trovare nulla, l'unica cosa se devo proprio dirvi, nel senso... Sapete che io vi dico le cose come le penso, questo odore qui non è il mio preferito, ecco tutto qua. Quindi se fosse proprio inodore come l'altro sarebbe top lo stesso. E consiglio che danno dopo essere usciti dalla vasca, non strofinare la pelle, ma tamponarla molto delicatamente fino appunto che si è asciugata. La terza fase, quindi reintegrare i sali da bagno e detergere in modo delicato la pelle, sono le prime due fasi. La terza fase è l'idratazione e reidratazione della pelle. Loro hanno previsto una crema magra e una crema grassa. Che differenza c'è? È che quella magra è consigliata nei periodi caldi, dove il nostro bisogno, cioè il bisogno della nostra pelle di idratazione è leggermente inferiore, e la crema grassa, indicato invece per i periodi freddi, quindi in inverno, dove il bisogno della nostra pelle di reidratarsi è maggiore. Io le sto usando tutte e due perché una la uso per me e una la uso per Pietro, detta tra me e voi proprio. Come profumazioni diciamo che sono abbastanza simili, non ne hanno, tra virgolette, quindi sì, si assorbono. Io pensavo che la crema grassa fosse veramente una cosa bella, untuosa, cioè non lo so, me la immaginavo untuosa, grassa, eccetera, invece si assorbe proprio uguale, nel senso che, però ovviamente si sente, quello sì, che è più ricca, è un prodotto un po' più completo, assolutamente. La crema magra, anche quella, è leggermente meno ricca, forse, però comunque ha un'ottima idratazione si assorbe anche questa, ovviamente, anche forse un pochettino più veloce dell'altra, però appunto lascia la pelle molto molto morbida e idratata. Ovviamente noi, appunto, come vi ho detto, non abbiamo problemi di dermatite, quindi la metto una volta finita il bagnetto o comunque la mia doccia. Se invece si soffre di dermatite atopica, loro consigliano di riapplicare la crema magari mattina e sera o comunque anche più volte in una giornata, soprattutto nelle zone più critiche, assolutamente. Veramente nel complesso questa linea io la provo, ve la consiglio e sono anche felice di parlarvi di un brand, diciamo, più giovane, più nuovo, che magari non è
ancora conosciutissimo, soprattutto perché è specifico per quelle per la dermatite atopica o comunque per problemi alla pelle un po' più particolari ma molto diffuse. Ecco, appunto, l'unica cosa, come vi ripeto, è il profumo, odore, odore più che profumo, perché non ne hanno profumi, del bagno a doccia, che non è, diciamo, tra i miei preferiti, però la loro validità e la qualità di questi prodotti, cioè, si vede dal primo utilizzo. Infatti già nel post che vi avevo scritto la scorsa settimana, 10 giorni fa, già vi avevo detto come prima impressione che era ovviamente positiva, ma proprio perché dal primo utilizzo, cioè, ti accorgi che stai usando dei prodotti di un certo tipo e di un certo livello, assolutamente. Quindi vi lascio tutti i link di riferimento possibili per andare a conoscere questo brand e questa linea in particolare. Aspetto tutti i vostri commenti con le vostre esperienze e mi raccomando, se avete domande, se volete informazioni più specifiche o curiosità o insomma dei quesiti su il brand o sui prodotti, lasciatemeli qui sotto che io insomma le girerò direttamente allo staff di Levia e vi farò appunto rispondere al più presto. E niente, io spero che anche questo video vi possa essere utile, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!